Buongiorno amici, buongiorno. Allora, oggi puntata speciale di Mezzogiorno e Mezzo. Come avete visto anche dalla sigla, sono cambiati i soggetti. Oggi non parlerò né di giornali, né di minchiotauri, né di web. Voglio parlare di quello che è diventata la nostra Juve negli ultimi tre anni. Allora, partiamo col dire e fare un appello a John Elkann. Caro John, probabilmente non vedrai mai questo video, anzi sicuramente non vedrai mai questo video, però, visto che ai piani alti ci si vanta tanto della gestione aziendale della Juve, la Juve, voglio ricordarti che è una squadra di calcio, è un SPA, però è principalmente una squadra di calcio. E tale azienda, quando non riesce a portare dei frutti in più anni, va un attimo rifondata da capo a piedi. Se negli ultimi tre anni questa squadra è stata completamente disintegrata e, oltre ad essere disintegrata, le prestazioni sportive sono calate in modo evidente. Voglio ricordarvi che da quando è arrivato Ronaldo, mister 31 milioni, siamo usciti ai quarti e due volte agli ottavi, e qualcuno in cima era volato per andarlo a prendere perché tutti pensavano che finalmente avevano capito di costruire una squadra per puntare alla Champions, quello che poi non è stato. Caro John Elkann, non prendiamoci in giro. La gestione Agnelli, Paratici, Nedved e puntini è arrivata alla sua fine, Ora è venuto il momento di dare una svolta a livello societario, cambiare dirigenti, non proprietà non cambierà mai la Juve, rimarrà sempre della famiglia Elkann Agnelli, non su quello siamo tutti d'accordo, però evidentemente siamo arrivati alla fine di un ciclo, il ciclo di Agnelli, a cui possiamo dire grazie da una parte e vergogna dall'altra. Un grazie per averci risollevato da anni molto bui, portandoci alla vittoria di 9 scudetti di fila e non so quante coppe, sempre a livello italiano, e tirato una d'orecchi per quanto riguarda il cammino della Juve in Europa, che non si è mai vista una squadra in Europa che vince 9 scudetti che non riesce ad alzare una Champions League. Poi, chiuso il discorso di quello che è stato fatto in questi 9-10 anni, qui siamo arrivati a un punto di svolta. È innegabile che la gestione Paratici Nedved a livello sportivo sia iperfallimentale, perché si è buttato ai 4-20 un patrimonio quasi inestimabile di calciatori per correre dietro alle plusvalenze, ai parametri zero strapagati, tutte queste minchiate. Perciò, caro John, bisogna un attimo riformulare la situazione Juventus. È anche giusto che dopo 10 anni urge questo cambio, è anche giusto, probabilmente non ci sono più anche gli stimoli adatti per continuare ad andare avanti, molto probabilmente, e questo è un po' quello che io da tempo sto dicendo sul canale. Mi aspetto a fine anno una rivoluzione totale. Diciamo che quest'anno è stato proprio l'apice, cioè l'apice, abbiamo raggiunto il punto più alto tra i punti bassi, nel senso, capitemi, abbiamo raggiunto proprio lo schifo con
una squadra di questo calibro affidata a un allenatore non esordiente, di più, un allenatore che non ha mai allenato, per evidenti ragioni economiche, perché avendo a stipendio un altro errore della Juve di Agnelli, Paratici, Nedved e compagnia bella, cioè Maurizio Sarri, non hanno ritenuto opportuno prendere un allenatore sulla panchina. I risultati sono questi. Attenzione, non è neanche colpa di Pirlo, l'unica colpa che ha Pirlo è quello di aver accettato probabilmente una sfida più grande di lui. Evidentemente se la sentiva, ma evidentemente adesso si è reso conto che era meglio non accettare. Questo è il quadro che voglio proiettare al mio caro John Elkann. Veda lei cosa può fare, veda lei cosa può fare ora. Penso che bisogna riunirsi, guardarsi in faccia, i numeri sono quelli e bisogna cambiare, bisogna mettere persone competenti, persone che sanno di calcio prima che di finanza, perché non ci scordiamo mai che noi siamo una squadra di calcio, non siamo un fondo, parlando di fondi. Bisogna mettere persone competenti che sanno di calcio, che sanno come costruire una squadra, come costruire una squadra. Evidentemente Allegri, nei suoi anni trascorsi alla Juve, aveva capito abbondantemente che questo era un fine ciclo che andava rifondata. Hanno voluto fare orecchie da mercanti. Allegri, per quanto se ne possa dire, il suo gioco noioso, quello che volete voi, però è una persona con un'intelligenza superiore alla media a livello calcistico, ed è quello che poi ha tenuto su un po' la barca, lo dicevo ieri in live con lo Spacca Calcio e con altri ospiti, è un po' quello che ha tenuto su con la sua intelligenza un po' la barca, fino a quando si è potuto poi, dopodiché. Così come Allegri, che era tra virgolette un collante anche, secondo me, fra teste poco pensanti, parlo di Paratici, eccetera, 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 era riuscito a mantenere, diciamo, la rotta. Così come se n'è andato Allegri, c'è stato completamente la nave affondata, ragazzi, la nave affondata, parliamoci che in 3 anni la nave è affondata, è andata giù a picco, scelte sbagliate, a partire dall'annata di Sarri. Sarri era un allenatore da non portare sulla panchina della Juve, perché è un allenatore lontanissimo dall'ambiente Juve, da quello che rappresenta la Juve. Oltretutto si è preso Sarri per un certo tipo di gioco, non gli sono stati presi gli uomini, insomma anche lì molta confusione. Poi, finita l'epoca Sarri, vi ricordo che Sarri è stato licenziato neanche 24 ore dopo aver vinto il campionato, cosa mai vista nell'ambiente Juve. Questo è sintomo proprio di errori. È stato preso, ripeto, Pirlo, con tutta la sua inesperienza, con tutto il suo non essere allenatore, e si è ricaduti nello stesso errore, sia a livello di costruzione di squadra, sia a livello proprio di persona messa lì ad allenare, che non va. Chiuso il discorso dirigenza, penso che sia stato chiaro, non offendo nessuno, per carità di Dio, penso che sia stato chiaro. Io sto facendo un discorso senza offendere, senza del dare del coglione ad Agnelli, dell'incoglionito a Paratici, sto facendo un discorso chiaro, tranquillo. Chiuso questo discorso, veniamo anche al discorso Cristiano Ronaldo. È innegabile che il progetto Ronaldo è miseramente fallito a livello sportivo, non a livello economico. A livello sportivo è miseramente fallito, a livello economico l'apporto c'è stato, ma noi tifosi delle beghe social, delle situazioni brand esportato all'estero, ce ne può fregare fino a un certo punto.
Quando vedi che una società prende Ronaldo, tu ti aspetti che poi attorno a Ronaldo costruisca una squadra, quello che non è stato fatto. Voglio ricordarvi che Ronaldo in 3 anni di Juve non ha mai avuto, e dico mai, a fianco una prima punta che sia una prima punta, ok? In 3 anni. Penso con tutto il cuore che questo sia evidentemente l'ultimo anno di Cristiano Ronaldo, non so che stimoli il giocatore possa trovare nel rimanere un altro anno in questa squadra, a meno che non gli si prospetti una situazione di cambio totale, di rotta, sia sul mercato che sulla dirigenza. Io penso che Ronaldo a fine anno andrà via, con buona pace di tutti quelli come me anche, che avevano sperato in una costruzione di una Juventus più europea, ma ciò non è venuto, è sotto gli occhi di tutti. Comunque Ronaldo è un po' l'emblema, la faccia di una Juve che non va. Ieri sera ha giocato una partitaccia, proprio lui che era stato preso per quella competizione, diciamo che nei 3 anni ha completamente fallito. Perciò anche qui una bella X su Ronaldo. Io penso che a questo punto debba andare via con notevoli risparmi per le casse della Juve, e bisognerebbe puntare su giocatori con la G maiuscola in attacco. Bisogna rifondarlo completamente quell'attacco, ma non solo l'attacco, dopo vedremo anche altri reparti. Perciò Ronaldo può andare tranquillamente, perché se questo è Ronaldo che è in campo, ragazzi, a noi serve meno che zero. Poi centrocampo, questione centrocampo, noi siamo passati da un centrocampo dai nomi altisonanti, Pogba, Vidal, Marchisio, Pirlo stesso, insomma, chi più ne ha più ne metta, un centrocampo maestoso, uno dei centrocampi più forti d'Europa, siamo passati a giocare le partite a centrocampo con Rabiot, Betancourt, per quanto possa aver colpe, McKennie, che è un giocatore che viene dagli USA, cioè non è un centrocampo di qualità, lo stesso Arthur che non si è integrato appieno. Siamo passati dalle stelle alle stalle, e si sa bene che quando una squadra è costruita male in quel reparto, generalmente sono figuracce, e così sono state. Per non parlare del fatto che in attacco siamo da anni, da almeno 2-3 anni, rimaneggiati in modo imbarazzante, l'ho già detto. L'unico reparto un po' che si salva di questa squadra è la difesa, ma anche lì con un Chiellini arrivato oramai a un'età da appendere le scarpette al chiodo, con Bonucci che si appresta anche lui ad avere un'età non adatta a giocare a calcio, con un Demiral che dopo l'infortunio è un punto interrogativo, si salva solo De Ligt. Non voglio parlare dei terzini, perché lì siamo proprio nel deserto. Questa è la panoramica della distruzione che è avvenuta in questi ultimi 3 anni di una squadra di calcio che con un minimo di lungimiranza avrebbe potuto dominare per altri 10-15 anni. Non hanno voluto avere la lungimiranza, adesso se ne pagano le conseguenze. Bisogna rifondare, ripartire quasi da zero, perché di questa Juve si salvano davvero in pochi, e sperare soprattutto nel mettere al posto giusto persone competenti che sappiano risollevare immediatamente le sorti di questa squadra, ok? Questo è il discorso della squadra. Sulla partita di ieri, ragazzi, poco da dire. Cosa vuol dire? L'emblema della partita di ieri è un gol preso da fantachilometri su un calcio di punizione, con un Cristiano Ronaldo che fa la donicciola, si gira di spalle, si va a passare la palla sotto le gambe, e anche di un portiere non capace di prendere una palla del genere. Ragazzi, quello è l'emblema della Juventus.
una squadra incapace di fare oltre un gol a una squadra rimasta in 10 per oltre 40 minuti e tutti i tempi supplementari, anzi di prenderne addirittura uno su punizione, cioè immaginate voi. Una squadra che quest'anno raramente ci ha fatto vedere il gioco del calcio, ci ha più abituato a calendari, bestemmie, eccetera, eccetera, eccetera. Una squadra senza carattere, senza mordente, senza tecnica, senza qualità, senza tutto. Io ripeto, questi senza sono quei senza che io metto paragonando la Juve di 3-4 anni fa, ok? Per farvi di nuovo capire come è stata smantellata e come non è stato, come non sono stati dati dei progetti futuri a questo team, ok? Questo è per quello che riguarda la partita di ieri. L'unica luce di ieri è stato Chiesa, che da un po' di tempo l'anima di questa squadra, è un giocatore che oltre a segnare ci dà l'anima. Probabilmente se si è un po' intelligenti, a questo punto inizio a dubitare anche dell'intelligenza della gente che è ai piani alti, bisogna ripartire dai Chiesa, magari anche dai McKennie, da una nuova Juve, dai De Ligt, che non va assolutamente venduto, bisogna ripartire da questa gente qui, disintegrare il vecchiume, ergo Buffon, Bonucci, Chiellini, tutta gente che deve scomparire dalla Juventus, devono andare a fare altri mestieri, con tutto il rispetto di quello che hanno dato alla Juve, e soprattutto, ripeto per l'ultima volta, vanno messe persone competenti nei ruoli giusti, ok? Questo è tutto l'excursus, di quello che penso stamattina dopo la cocente eliminazione, ennesima cocente eliminazione in Champions League. Ovviamente anche per la questione scudetto, ieri sentivo in interviste giocatore allenatore dire lo scudetto dove vai? Stai a 10 punti, male che va se vinci il recupero stai a 7, ma l'Inter si deve suicidare per perdere questo scudetto. Continuo a dirlo, dove vai? L'unica cosa che può, ma non risollevare, l'unico obiettivo che hai è quella finale di Coppa Italia, parliamoci chiaro, e magari arrivare a un dignitoso secondo/terzo posto per, attenzione, non fare la frittata totale di non andare neanche in Champions, che sarebbe oltretutto un danno per le casse, un danno erariale non indifferente. Amici, questo è quello che volevo dirvi a riguardo la situazione attuale della Juve. Spero di essere stato chiaro, ho usato un linguaggio tra virgolette abbastanza pulito, senza offendere nessuno, senza scadere in situazioni inutili, perché molte volte è meglio parlare tranquillamente chiaramente che gridare, sbraitare, tirare oggetti, rompere oggetti. Questo è il mio pensiero. Ovviamente fatemi sapere sotto cosa ne pensate anche voi di questa situazione, sia gli aziendalisti che ancora ne vedo girare in giro, ahimè, sia quelli come me che sono per un cambio totale della dirigenza. Ascoltiamo tutti, non c'è problema. L'importante è che quando commentate non fate i tipi su tutto io e iniziate ad offendere, perché poi non vi leggo neanche, vi seguo direttamente. Perciò quando si parla con calma, tranquillamente, si scrive la propria opinione. Io lo sapete, io leggo tutto, metto i cuoricini, leggo tutto. Vi invito ovviamente a iscrivervi a tutti i canali degli Avengers, soprattutto quello del vostro Hat-Trick Boys. E niente amici, dopo questo mio mezzogiorno e mezzo di sfogo, chiamiamolo così, passo la linea a il tridente bianconero per il caffè con il tridente, che oggi si prospetta caldissimo, molto caldo amici, molto caldo. Vediamo se riesco a farci una cappatina anch'io. E niente, questo è tutto adesso ragazzi, testa al campionato e alla Coppa Italia, al campionato ovviamente non per vincerlo ma per almeno arrivare ai piani alti, eh?
sempre e comunque forza Juve, su quello non mi distoglie nessuno, ragazzi, su quello non mi distoglie nessuno. Ci vediamo, a presto amici, un saluto.